Io sono arrabbiato con lo Stato italiano, perché uno Stato serio non può permettere, dopo una vita di lavoro, che io debba andare per forza o quasi all'estero, perché in Italia non si riesce a vivere, è una vergogna per lo Stato italiano. Lavorare tutta la vita non è bastato. Carmine, Renato, Angelo, Vincenzo e Mario sono alcuni dei pensionati italiani residenti in Albania. A più di 60 anni hanno deciso di trasferirsi dall'altra parte dell'Adriatico, dove tutto costa la metà. Perché con una pensione che oscilla da 600 a 1100 euro al mese, si fa fatica a pagare l'affitto, le spese sanitarie e le utenze domestiche. Secondo stime approssimative, i pensionati in Albania sono circa 200, ma non esiste un censimento ufficiale. Vivevo ad Aosta, ero residente ad Aosta, avevo una mia attività, sono un artigiano calzolaio. Ho avuto una verifica dell'Agenzia delle Entrate, per cui ho chiuso l'attività. 8.000 euro di multa per ogni scontrino non emesso. L'accertamento fiscale polverizza i risparmi accumulati. La pensione non basta più. Renato fa un sopralluogo a Durazzo, poi decide di partire. Quanto prende lei di pensione? 850. Qui sta bene, in Val d'Aosta invece un po' meno. No, in Val d'Aosta è difficile vivere. Mi sono accorto appunto con i prezzi che la mia pensione qui bastava, mentre ad Aosta no. Cosa costa l'affitto in Italia? Cosa costano le bollette in Italia? Lei faccia tre conti e mi risponde lei poi. Anche Carmine ha dovuto pagare una multa salata al fisco per una svista nella documentazione della sua attività. Da 3 anni vive con la moglie a Durazzo. Quanto prende di pensione? Io prendo circa 1.000 euro al mese, come tutti gli ex artigiani, più o meno. Cosa faceva a Novara? Meccanico di moto. Ho sempre avuto un'officina per conto mio, artigiano dal 76 fino al 2014. Con 1.000 euro invece in Albania come vive? In Albania con 1.000 euro in due, io e la mia signora, si può vivere. Si vive, in Italia non si vive. Per la pensione possiamo chiedere la defiscalizzazione in Italia, la detassazione all'INPS, e le tasse si pagano nello stato di residenza. Capisce? Naturalmente in Albania le pensioni non sono tassate ed è questo il grosso vantaggio. Il costo della vita in Albania è così basso rispetto all'Italia? Normalmente io ho stimato intorno al 50% rispetto all'Italia. Andiamo nel reparto frutta e verdura, per esempio le carote. Carote 85 lek al chilo. Sono 70 centesimi di euro. Vediamo un petto di pollo quanto costa. 680 lek al chilo. In euro? In euro sono circa 4 euro. Ci sono vari tipi di formaggio, siamo intorno ai 5-6 euro al chilo, prodotto albanese, fresco. Questo è un litro e mezzo. Un litro e mezzo e costa 135 lek, vuol dire 1,5 euro. In due si mangia bene tutti i mesi spendendo dai 250 ai 300 euro. In Italia per la stessa cosa vado a spendere almeno 500 euro, da quello che abbiamo considerato, più tutte le altre spese, affitto, luce, gas e compagnia briscola, i 1.000 euro di una pensione media non bastano.